Se fate rossa la piccerella, Ui! Ui! Ecco questa roba cande! Lasciatelo stare, Don Pepe! È un povero orfanello e non va fatto niente di male! Ui! Ui! Guagliucci! E questo non è posto per te! E che due sono che cose? Tronca mezza di una ditta! O te ne vai! O te ne vai! Papà, papà! Ui! Ecco lei! E che due sono che cose? O è una gallanella, e siena gallanella, ma faccia brore stasera, mamma. O è chi lo cagaglie Luigine? E si è chi lo cagaglie Luigine? La figlia che la mezza lingua fa tene, ce la ravoglia attorno a quello, perché stamma di lei giorno. Salutamma a tutta la compagnia. E salutamma. Se sei aiuta, papà. Tu non mi devi, tu mi devi sposare. Tu mi hai scocciato. Ti ho detto di no ed è no. Mamma, ditegli voi qualcosa a questo rompiscatole. Luigi, lasciate perdere, oggi non è aria. Ma non mi ha detto Pepe. Ma non mi ha detto perché non mi vuole sposare. Se Pepe, se pensa che ho qualche difetto, mi deve dire qua. Perfetto. Mi deve dire qual è questo difetto. Devo. Io non devo proprio niente a nessuno. Ma chi sei tu per dirmi quello che devo o che non devo fare? Io sono il tuo Fifì. Ah, tu sei Fifì? Io sono il tuo fidanzato. Oh, questa è bella. Avete sentito, mamma? Che avevo un fidanzato e nemmeno lo sapevo. Stammi a sentire. Stai alla larga. Perché se ho o non ho un fidanzato, questi sono fatti miei. Sì, dimmi subito che... Ma mamma! Che dico? Mamma! E mamma! No! La mamma! No! L'ammazzo! Ma chi? Luigi, se sei svelto con le mani, come con la lingua, quello prima che tu cacci il coltello è già morto. E richiami! Cucù! Questo non me lo dindò! Dovevi dire! State calmi, state buoni! Tra poco arriva Don Tommaso e voi vi volete far trovare ancora una volta a litigare! Giù! No, giù! Su! Giù! No, giù! Su! Giusto! Allora, quando è così, io me ne vado. Ma vattene. Guardi che io me ne vado veramente. Vattene veramente. Ma non me ne vado più. E non te ne più. Allora me ne vado. E vattene. Vado. Don Tommaso viene qui. Sì. Forse tu non lo sai. Ma su questo cortile si affaccia sia la nostra che la sua abitazione. Oggi poi Don Tommaso viene pure per un altro motivo. Che motivo? Per benedire la nostra casa, che in questa Santa Pasqua del 1862 non è stata ancora benedetta. Stamattina gliel'ho chiesto personalmente quando sono andata a confessarmi da lui.
E lui sapete che ha fatto? Non voglio sapere, che ha fatto. Mi ha chiesto perdono. Un sant'uomo come lui che chiede perdono a una donna come me. Mi ha promesso che sarebbe passato oggi stesso per rimediare alla sua dimenticanza. Quello Don Tommaso quando muore lo fanno santo. No, quello santo c'è già. Non si ferma mai, non conosce riposo. Ora aiuta i ragazzi, ora insegna i sacerdoti, ora predica in chiesa. E che predica! E non per mancare di rispetto agli altri sacerdoti, per carità. Oh, ma quando predica Don Tommaso è tutta un'altra cosa. E poi sempre in giro, sempre in movimento. Per i vicoli, per i cortili. Va a trovare gli anziani, gli ammalati. Gli zii! È proprio lo sante! E allora, donna Lucia, lasciamo perdere questi panni, via! Venite su, venite a casa mia che giusto giusto ho preparato delle offerte per i suoi poveri. Donna Lucia! Venite o no? Volevo fare chiacchiere con Palminè! Lasciatela stare! Ma chi è questo Don Tommaso? Sentito dire che è un tipo strano. Ma come? Non lo conosci? Ma da dove vieni? Dal mondo! Sì, ma dove abiti? Un tetto non ce l'hai? E come no? Il più grande che esista. E dove dormi? Sotto le stelle. Ma tu parenti non ne tieni? Parenti? Uè, io sono trovatello. Trovatello per tradizione. Mio padre era trovatello e mio nonno pure. Così l'unico parente che mi è rimasto è Nicolino. Ah, Nicolino. E chi è? E sono io, no? E se sapessi che fatica doversi fare da padre, da madre, da fratello, da nonno. L'unico vantaggio che ho è che non c'è stata mai nessuna litigata in famiglia. Anzi, ti dirò, ci vogliamo tutti un sacco di bene. E meno male. Almeno per te il vero bene esiste. Il bene esiste? Stupidaggini. Tutte cose che si dicono, ma poi in realtà... Ma scusa. Ma tu hai mai trovato qualcuno che ha fatto qualcosa per te veramente senza chiederti niente in cambio? Sì. Don Tommaso. È stato lui che mi ha fatto tanto del bene quando nella mia famiglia ho perso mio padre. Lui per me è stato più di un padre. Per me è stato un santo. Musa? Ma quale santo? I veri santi siamo noi! Noi poveracci che dobbiamo smacchinare! Push! Sputare sangue per guadagnarci un tozzo di pane! Capirai! Ho voluto proprio conoscere questo don... Don... Come si chiama? Don Tommaso Maria Fusco. Mio, mio, mio! E che ti potevi aspettare da uno che ha così tanti nomi? Don Tommaso Maria Fusco. E perché lui ha quattro nomi e ne tengo uno solo? E poi dicono che al mondo siamo tutti uguali. Non tutti uguali, ragazzo mio. Gesù, per esempio, non ha mai detto che siamo uguali, ma sai di più. Gesù ha detto che siamo fratelli. Buongiorno, Don Tommaso. Buongiorno, Palminè. Allora, ce la fate questa benedizione? Sì, mo subito vengo. Vada a dire a mamma che siete arrivato. Va bene. Dunque, siete voi il famoso Don Tommaso? Don Tommaso, sì. Famoso no, eh? Ma ditemi, ma com'è che se al mondo siamo tutti fratelli? Io di fratelli non ne tengo. Capita a molti di non avere fratelli, però un padre, tu l'hai avuto lo stesso. E che padre sarebbe? Uno che non ho mai visto conosciuto. Tu non lo vedi, ma lui ti guida, ti assiste e ti protegge. Sai perché? Perché ti vuole bene. E che padre sarebbe quello di un padre che ti abbandona al tuo destino di pezzente? Quello che ti succede, Nicolino, non è colpa sua. L'ingiustizia e la povertà le dobbiamo solo a noi stessi, al nostro stupido egoismo e alla nostra maledetta avidità. Ma no, allora la vostra conclusione è uguale alla mia. Ma che razza di padre è uno che consente tutto ciò? È un padre che ci ha donato la libertà, anche quella di sbagliare. Ma se a sbagliare sono sempre i ricchi e a pagare sono sempre i poveri. Che razza di libertà è questa? Tu non credere che la ricchezza dia la libertà, anzi spesso i ricchi sono più schiavi dei poveri. E sai perché? Perché sono schiavi della loro stessa ricchezza. Meglio schiavi della ricchezza che schiavi della miseria. Giusto. La troppa povertà offende la dignità dell'uomo e ciò non è ammissibile perché ogni uomo è figlio di Dio. Ma io volevo farti capire, Nicolì, che la miseria peggiore è quella dell'anima. E guarda che non è determinata né dalla ricchezza e né dalla povertà. Eh già, poveracci questi ricchi! Beh, non per tutti se la loro ricchezza deriva da un lavoro onesto, serio e soprattutto fatto di mille miracoli quotidiani. Ma torniamo a te. Ma lo sai che Gesù ha portato la buona novella soprattutto per i bambini poveri come te?
Volete dire che per i poveri come me ci sarà un piatto caldo assicurato e un letto dove dormire? Esattamente. Ma vi sentite bene, don Tommà? Su, meglio di così. No, dico, ma siete sicuri di quello che dite? Sicurissimo. Papà! Qui. Papà! Padre! Qui c'è qualcuno che non fa il proprio dindon. Dov'è? E chi è? Papà! Palminello, che non mi vuole sposare. Ah. Tu mi devi dire dove sta scritto che il mio dovere è quello di sposare a te invece che a uno che mi pare. Padre, sentite, aspettate. Sì, sì. Esiste forse una legge che obbliga una ragazza a sposare a uno che non vuole? No, non c'è nessuna legge che obblighi a sposare. O meglio uno ce ne sarebbe. Ecco, vedi? Dite, padre, quale legge è? È la legge del cuore. E allora buonanotte. E quello il cuore neanche lo dice. Lo tengo. Ma solo io so quello che c'è scritto dentro. Forse non è il nome mio. Io faccio la paralazia. Ma che pazzia pazzia? Ma non lo sai che fare pazziare per il medico dei pazzi? Quelli dottori sono i migliori collaboratori dei becchini comunali. Ah, buongiorno, dottore. Dunque, forza, ragazzi, andatevi a mettere al coperto perché qui il tempo non ci dice nulla di buono, eh? E mi raccomando, non state sempre a litigare. Va bene. Arrivederci, papà. Dunque, allora, caro dottore, assottatevi. Prego. Ah, dimenticavo che voi parlate solo in lingua italiana. Accomodatevi. Oh. Assediatevi. E mi assedio. E che scherzi da prete. Beh, scherzi da prete, sono scherzi di un giovane trovatello. Ma prego, prego, dottore, veniamo a noi, su. A noi? A noi chi? A voi prete o a voi uomo? Dimenticate forse che sono venuto qui da Roma proprio per non vedermi tanti preti intorno. Guardate, se per questo anch'io preferisco tenere i medici a distanza, ho già abbastanza acciacchi per conto mio da dovervi aggiungere pure quelle che mi procurerebbero le vostre medicine. Informatevi meglio allora, perché le mie medicine fanno passare il male e le sue conseguenze. Eh già, mandandoti a zitempo dal buon Dio, E perché tutta questa diffidenza? In fondo il vero confidente non è il confessore. Il medico. Ma è un confidente che non perdona. Oh, è mai venuto qualche mio paziente a lamentarsi? E come farebbero? Stanno tutti al camposanto. E tu chi sei? Ragazzino, ti vedo così smunto, così debole, così pallido. Tu hai bisogno di una cura ricostituente. No, grazie. Io sto talmente bene che se fosse a me potresti pure morire di fame. Non ci contare troppo, perché la salute purtroppo è uno stato apparente che non presagisce niente di buono. E tuttavia auguriamoci di campare tutti per 100 anni. Oh, uè, parlate per voi, che per i fatti nostri ci prendiamo noi. Non è vero, don Tommà? È verissimo, Nicolì, nulla avviene se Dio non vuole. Oh, e come fate ad essere così sicuro che Dio sia dalla vostra parte? Ma guardate, io non chiedo a Dio di essere dalla mia parte. Io chiedo soltanto di darmi la forza di essere io dalla sua. Tutti i gusti son gusti. Riguardo a me, grazie a Dio, non credo. Eh già, voi grazie a Dio non credete in Dio, quando si dice il paradosso. Meglio non parlare di paradossi. Come si vede che voi non conoscete la misericordia di nostro Signore. Ah, e quale sarebbe questa misericordia di Dio? Se un giorno verrete in chiesa, là in quel vicoletto, lo capirete da voi stesso. Mi dispiace, è una soddisfazione che non vi darò mai perché io in chiesa non ci torno più. Non ci contate, dottore, perché voi la prossima volta che verrete in chiesa non sarete certamente in grado di rifiutarvi. E non è detto, perché se Garibaldi, liberando l'Italia, ci libererà anche dei preti. Questo fortunatamente rimarrà un pio desiderio, ma scusate, ma voi ve li immaginate un'Italia senza preti? Eppure, se San Garibaldi ci facesse la grazia, quello sì che sa fare i miracoli. Con soli 1000 uomini, sta liberando l'Italia. Ma liberandola da chi? Dai Borboni e dal Papa. E così quel popolo che voi per secoli avete tenuto sotto il terrore delle fiamme eterne, finalmente. Da un padrone passerà sotto a un altro. Che volete dire? Sì, che le cose cambiano così apparentemente, fanno come il camaleonte, ma poi in realtà rimangono sempre le stesse. Osate dubitare della buona fede di un grande eroe come Garibaldi? No, di lui no. Ma di coloro che sfrutteranno il suo valore e il suo coraggio per raggiungere fini egoistici e di interesse personale. Ma allora, se non siete dalla parte di Garibaldi né di chi cercherà di sfruttarlo, si può sapere infine con chi state? Dottore, io sto con tutti gli emarginati. Sì, con i poveracci,
gli orfanelli, come questo ragazzino qua, Nicolì. Ma padre, ma come farà a fare tutta questa montagna di bene? Una montagna di bene, Nicolì, non lo so. Io penso che a volte per fare un po' di bene, o una montagna di bene, basta un'idea, una semplice, pura idea. Guarda nella notte luccica, limpida come lucciola. Guarda nel cantuccio del cuore, c'è una goccia di sole che ti illuminerà l'idea. Appartiene, compagna di strada sarà l'idea del bene, ti sostiene da stella. Quest'armonia sa di dolce follia, sa di eternità, l'idea del bene ti appartiene, che dolce compagna sarà l'idea. Sostiene la stella, cometa farà. Senti come questa armonia sa di dolce follia, sa di eternità. Senza il bene, né il sole, né l'amore nascerà. Allora, caro dottore, ora comprenderete ciò che vi dicevo prima, cioè quando una creatura di Dio ha bisogno del nostro aiuto, ma noi con quale animo gli andiamo a chiedere di che colore è la sua camicia e per quale causa tiene? Ma non credete anche voi che l'amore e il bene siano al di sopra dei nostri stessi limiti? Ma basta così, don Tommaso. Io più lo dico che con voi è meglio non parlare di politica e più ci casco. Arrivederci, padre. Se avete bisogno di me, non fate complimenti. Ah, io prima o poi avrò bisogno di voi, perché come si dice... Anche i preti si ammalano, ma anche voi prima o poi avrete bisogno di me. Ammesso. Ma è mai possibile che l'ultima parola deve essere sempre la sua? Avete ragione, dottore. L'ultima parola, come si può fare, è sempre la sua.
Nicoli, non aver paura, ricordati che i bambini buoni e generosi come te non devono mai aver paura. Tommaso, sì, Palmina, mo subito vengo, Dunque, io devo andare a benedire la casa di Donna Immacolata. Tu, Nicolì, mi raccomando, aspettami qui. Tra poco viene mia sorella Chiarina, già gli ho parlato di te. Lassù c'è del vino, Se vuoi serviti pure, ma non esagerare. Ci mancava pure il vino. E già mi gira la testa che non mangio da 3 giorni. Ci mette pure il vino. Incomincio ad avere le visioni. Che ti pozzino! Faccio vedere. Per primo, sogno campanaro cavo. Ammazza quanto è buono. Per secondo, sogno giardino di scelto. Quanto è buono. Per terzo, sogno sacristano primo. E per ultimo. Sei peggio di una spugna. Ma che sei matto? Ma che non ce lo sapi? Capire come di una spugna, c'è pure un caso che ti può partire la brocca e pure la salute. E allora perché tu bevi se ti fa tanto male alla salute? Che c'entra? Io non lo bevo lo vino perché mi devi facere male allo corpo. Io bevo lo vino perché mi devi facere bene allo spirito. E com'è questa storia? Che se bevi tu ti fa bene e se bevono gli altri gli fa male. Oh, e di che ti smeravigli tu? Oh, ma che non ce lo sapi che lo vino fa male, è una brutta bestia, è un diavolo. Cosa ti appiglia? O ti spedisci all'altro mondo? O ci rimanghi? Tu, scusa! Dove vai? Fammi un goccio, ma tu mi raccomando, non lo bevi nel rovino, perché sennò ci rimanghi. Tu, scusa! Quando puzza. Tu! Ehi, è che mi bevo. Che mi bevo che l'ha scolato come la cassetta dell'elemosina. Neanche una goccia. Vieni, non mi ha lasciato neanche una goccia. Niente. Saresti tu, Nicolino? E chi è questo mo? Sono Chiarina, la sorella di Don Tommaso. Piacere. Ma ti sei bevuto tutto il vino da solo? E non ti gira la testa? Gli altri si bevono il vino e a me mi tocca il giramento di testa. Gli altri chi? O sacrestano. Ah, ho capito. E adesso dove andate? Ah, forse un goccio all'osteria. Allora ringraziamo il cielo. Che dite? No, non fraintendermi. Intendo dire che è meglio in osteria che in sagrestia bere il vino della messa. Scusato,
Se avete qualche dubbio, lo andiamo a bloccare. No, no, Nicolino. Questa volta non mi sembra necessario. Ma come fate a dirlo? È semplice. Se fossi andato a bere il vino della messa, a quest'ora per l'euforia avrebbe già suonato le campane. E invece ora, fortunatamente... Chiari, finalmente sei qui, eh? Nicolino, dunque, sì, il benvenuto in questa umile famiglia. Forza, se vogliamo festeggiare con un po' di questo vino, ah, eh? Ma va, ma che vogliamo festeggiare? Se ne è bevuto tutto campanario. Un campanario. Un sacrestano. Un sacrestano. Un giardiniera. Un giardiniere, chi è? Ombriacona. Ah, Vincenzo, sì, vieni, 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 Vincenzo, vieni qua, vieni. Don Tomà. Chi se l'è bevuto tutto questo vino, un sacrestano? No. Un campanario. No. Un giardiniere. No. Ombriacona. Appunto. Vabbè, Nicolì, sarà forse opportuno che ti diamo un po' di frutta fresca, a meno che tu non voglia rimanere qui da noi per qualche giorno, sai, ci farebbe molto piacere ospitarti. Ma allora è proprio vero che in questa casa non siete tanto normali? Ma che siamo dei mostri? No, non siete tanto normali, perché la gente, quando incontra uno come me, trovatello, figlio di trovatello... Nipote di trovatello, pronipote di trovatello, vai avanti, vai. Tutti mi evitano, tutti mi scaldano, voi invece mi avete fatto entrare in casa vostra, mi avete dato da mangiare, da dormire, e adesso mi chiedete pure di restare. Ma insomma, che cosa volete da me? Che cosa vogliamo da noi? Ma noi non vogliamo niente, vogliamo soltanto aiutarti. E perché? Chi ve l'ha chiesto? Ho forse chiesto il vostro aiuto? Che ingrato, Don Tomà! Ma perché fai così? No, Nicolì ha ragione lui, siamo noi che sbagliamo. Chiarì? Ha ragione lui. Allora, Nicolì, ascoltami bene, io apprezzo molto la dignità che hai. Ed è per questo che sono io adesso a chiedere un piacere a te. Dai, io ho bisogno di un amico e di un aiuto. Insegnami a diventare più umile, fammi questo piacere. No. Io di piaceri non ne faccio e non ne voglio. Però, se mi volete assumere per qualche lavoro... Io sono pure disposto ad accettare. E che lavoro sai fare? Io so fare il lavoro nessuno. Però ogni tanto a me mi fa male a capo. E allora penso che se mi fa male la testa, qualcosa ci deve essere. Quindi questo significa che posso fare qualsiasi lavoro. Benissimo, questo sì che si chiama parlare. Ma dici concretamente che cosa vorresti fare? Io non ho dubbi. A me piacerebbe fare il segretario di sua eccellenza. Un segretario? Ma sai leggere e scrivere? No, però so tenere un segreto. Ma che dice, Nicolì? Un segretario? Perché no? In fondo tra i doveri di un prete c'è anche quello di mantenere il segreto sulle confessioni. E chissà se anche tu, un giorno come me, Don Tomà, capirai? Io con i preti ci vado d'accordo come il diavolo con l'acqua santa. Però, se mi volete assumere, io sono pure disposto ad accettare a farvi da segretaria. Assunto, Chiarina, va a prendere del pane e del formaggio e soprattutto una buona bottiglia di buon vino, eh? Luino, lo piglio io, lo piglio io. E mi raccomando, di quello buono. Va bene, Nicolino, oggi si mangia e si beve, ma da domani cominciano le lezioni. Lezioni? Un buon segretario deve saper leggere, scrivere, fare conti e tutte quelle altre cose che ti saranno molto utili per intraprendere qualsiasi altro mestiere. Ma come? Già mi licenziato. Ma no, sta tranquillo, io lo dico così per dire, perché nella vita non si può mai sapere. Se un giorno io e te dovessimo lasciarci per qualsiasi motivo, Nicolì, se tu non vorrai finire un'altra volta in mezzo a una strada, sarà opportuno che impari qualche altro lavoro. Ma oltre il lavoro del segretario, che è un mestiere per adulti, che cosa ti piacerebbe realmente fare? Dai, dimmelo. Il ricco? Mi vuoi mettere alla prova? Sì. Vabbè, allora facciamo finta che tu sia ricco e cammini per una strada con molti, molti soldi in tasca. Di più! 100 ducati! Benissimo, 100 ducati. Improvvisamente camminando su questa strada incontri un povero trovatello come te che ti chiede la carità. Tu che fai? Levati di mezzo, che sto passando io. Bravo. Sei appena diventato ricco che già ti sei scordato di essere povero. No, Nicolì, così non va, è tuo dovere aiutarlo. Tu ti metti la mano in tasca e gli dai... una caramella. No. Tu ti metti la mano in tasca e gli dai, diciamo, 30 ducati. Ma come? Sto diventato
ancora ricco da poco e già mi volete far ritornare povero. Beh, ma in fondo perché dici questo? Ti sono rimasti ancora 70 ducati, che vuol dire che sei ancora molto ricco. D'accordo, ma... Niente, ma bisogna che tu prosegua su quella strada e dopo un po'... Mi ferma una locanda e mi accatto sia Lilz, Pulilla e Panzerotti. Eppure non vado papà. No, dopo un po'... Proseguendo su quella strada incontri un ammalato, un infelice che piangendo ti chiede di aiutarlo. Tu appena lo vedi, che fai? Ti metti la mano in tasca e gli dai... Un fazzoletto per asciugarsi le lacrime! No, tu ti metti la mano in tasca e gli dai, Nicolì... 30 ducati. Oh, ora sì che ti dimostri un vero ricco, eh? Ma se voglio rimanerci occorre che me la faccio cucire questa tasca. Eh no, non fai in tempo a cucirtela, perché proseguendo su quella strada incontri una suora che chiede l'elemosina per i poveri. Tu a questa suora, appena la vedi, che fai? Cambio strada! No! Perché qualsiasi strada che tu intraprenderesti troveresti sempre un'anima di Dio che avrà bisogno del tuo aiuto, per cui non ti rimarrà altro da fare che metterti la mano in tasca e tirar fuori altri... 30 ducati! Già! Ah, Don Tomà, ma è possibile che la carità va fatta a tariffa fissa? Io che ero ricco sono diventato povero e quelli poveri si sono arricchiti di tasca mia! Ma tu non sei povero, in fondo ti sono rimasti ancora 10 ducati, eh? Per quanto tempo ancora mi rimarranno? Ah, a proposito, io devo fare il corredo a una prova alla figliola che si deve sposare, per cui tu mi regalerai 9 ducati, e quindi? Ho capito, padre, ho capito perfettamente. E allora, che ne direste che dopo aver incontrato poveri e bisognosi nella fantasia, andassimo a incontrarne qualcuno che vive nella realtà? Bravo, Nicolì. Vedo che hai capito perfettamente lo spirito delle mie parole. E andiamo allora, forza, non facciamolo aspettare. Mamma, dove andate? A fare del bene, a dare ai poveri tutto quello che ho. E così di fretta? Gesù, è che devo aspettare, carrozza. D'accordo, ma io pensavo che quel poverello non sta poi così male come credevo. Che vuoi dire, Nicolì? Che quel poverello non è poi così povero come era prima. Sia lodato Gesù Cristo. No, sia lodato Don Tommaso, perché quel poverello ero io. Questo vuol dire che ora non vuoi fare più il prossimo, è così? Non vuoi fare più il ricco? Sì. E che cosa vuoi fare? Dai. Il? Non ho sentito, lo devi dire, guarda che non ti faccio fare il segretario, eh? Il prossimo! Oh, finalmente, ma tu sai chi è il prossimo? No. E allora te lo dico io. Senti, ascolta me, ora ti dirò cos'è quello che si intende il prossimo per te. È un tesoro che ti arricchirà, non di soldi ma di carità. Se chi ha fame sfamerai, chi ha bisogno aiuterai e a chi fa del male tu perdonerai. Nicolino, ascolta me, quello è il prossimo per te. Quando è così, qui tra di noi c'è un prossimo che fa per voi. Quando è così, oh padre mio, il prossimo per voi sono io. Per questa grazia accenderete un grande cielo a San Gennaro. Vi comprerete il paradiso senza avere soldi in mano. Un gran tesoro voi lo avete qua, che straricco vi farà. Basta dare i soldi a me e a voi la carità. Ma tu, Nicolino, con i soldi che ci fai? Con i soldi tu arricchirti non potrai. L'unica ricchezza che c'è in te è giù in tasca al cuore, sai perché? Perché se i poveri amerai, i barboni accoglierai e chi sta in difficoltà soccorrerai. Nicolino, ascolta me, sarai ricco più di un re. Sì, ma ripeto che tra noi c'è un prossimo che fa per voi. Io ribadisco, padre mio, che il prossimo per voi sono io. Vi darò modo di acquistare un posto in prima fila in cielo. Guadagnerete una grande aureola da santo vero. Un gran tesoro voi lo avete qua, che straricco vi farà. Basta dare i soldi a me e a voi la carità. Thank you.
vi farà. Basta dare i soldi a me e a voi la carità. Ma a me che tu fatto non mi convince. Ma come dico io? È un bel giovane, tiene una buona posizione e te ne pure una casa in proprietà. E posso conoscere la paterna Piccinini? Ah, io ce l'ho detta a Donna Immacolata. Cara comare, se vostra figlia non si vuole sposare, un motivo ci deve essere, come si dice, gallina che non becca. Gallina che non becca. Che non becca, donna Chiara? Gallina che non becca. Che gallina? C'è sta la gallina? No, è un modo di dire. Secondo me, quella è innamorata di un altro. Quella chi? Oh, donna Chiara, ma allora non mi avete sentito? Donna Chiara, ma chi avete? Mi vedo assente. Non dite niente. Non parlate. Scusate, donna Lucia, ma è un secolo che parlate voi. Stavo aspettando che ripigliavate fiato. Scusate voi, donna Chiarina, se ho parlato troppo a lungo. Il fatto è che non è dell'orologio. E che ci fate voi dell'orologio? La prossima volta portatevi il calendario. Buongiorno. Buongiorno. Avete visto Don Tommaso? No, Don Tommaso non c'è, non c'è, non c'è, non c'è. Se lo vedete, ditegli che Donna Maddalena lo sta cercando. La vedete quella? E donna Maddalena, ha saputo tutta Napoli e 36 casa! Voi mi dovete scusare, donna Chiara, se io mi sfogo così con voi. Il fatto è che io volessi parlare con mio marito, ma che la casa non ci sta mai. Come lo capisco? Come ti ho detto, donna Chiara? Ho detto capisco, capisco. Ah, scusate, ma pensate che vostro fratello ne avrà ancora per molto. E che volete che vi dica, donna Lucia? Da quando si è messa a istruire questi giovani sacerdoti non sta certo a guardare l'orologio. Da quando ha dovuto chiudere la scuola mattutina dei bambini si è buttata a capofitto a istruire questi giovani. Già, ma quando durano sti riunioni? Io mi devo confessare. E che fretta avete? Avete paura di scordarvi dei vostri peccati? No, non è quello. È che voi dovete sapere che quando non sono in grazia di Dio io mi sento un po' a disagio. Mettete che adesso, proprio in questo momento preciso, io muoio. E sarebbe troppo bello. Come ti ho detto, donna Chiara? No, dicevo, troppo bello stare in grazia di Dio. Ah. Ma don Tommaso... Ah. Buongiorno, padre. Mi stava aspettando. Salve, salve, donna Lucia. Come mai questa visita? Donna Lucia è venuta a confessarsi. Un'altra volta? Ma scusate, ma non vi siete già confessata stamattina? Ma non sapete che cosa è successo dopo, però. E cosa volete che sia successo? Siete rimasta in chiesa tutto il giorno lasciando vostro marito digiuno a casa, è così? E come avete fatto a indovinare? E poi dicono che non siete un indovino e un santo. Donna Lucia, non ci vogliono certamente gli indovini e i santi per sapere dove passate tutto il vostro tempo. Sono anni che passate intere giornate in... In chiesa? Ah, padre, se per questo oggi ho recitato a memoria il rosario 33 volte come gli anni di Cristo. E allora? E che credete, che il nostro buon Dio vi premierà secondo il numero delle preghiere che voi recitate a pappagallo? Donna Lucia, sentite a me. Andate a casa a preparare un piatto caldo a vostro marito finché ce lo avete. E ricordatevi che fede, preghiere e carità non servono a niente se mancano le opere. Ecco qua, lo vedete? Quanti errori, quanti peccati che devo scontare!
ce l'avete un minutino per confessarmi, padre? Donna Lucia, la confessione è sì un sacramento, ma non vi sembra di esagerare un tantino? Ma dopo tutto che grave peccato avreste potuto commettere da stamattina fino a mo'? Ah, beh, questo se non vi dispiace, ve lo dico io in confessione, eh? E voi, donna Chiari, se permettete. Per carità, vado, vado. State tranquilla che non ho nessuna intenzione di starvi ad ascoltare. Mi ha avuto già abbastanza. Ah, Chiari, scusami, bisogna portare del pane al santino e il ciabattino, gliel'ho promesso, eh? Il pane? Ma Tommaso, la carestia c'è anche per te. Ormai abbiamo la dispensa vuota, te l'ho detto. E tu a fare queste promesse? Sente, Chiari, i suoi figli hanno fame. A loro non interessa se c'è la carestia, se la farina non arriva. Vai, vai, che è sicuro che con l'aiuto di Dio troverai qualche cosa da portare. Tanto più che avevo deciso di non mangiare, quindi... Gira, gira, finirai tu per morire di fame. Altro che figli del ciabattino. Ah, no, dottor Ma, no, noi non permetteremo mai che voi morite come un martire, addirittura di fame. E poi a me chi ci pensa, chi? Donna Lucì, martire a causa della fame, sicuramente no. Ma della vostra persecuzione, donna Lucì, sicuramente sì. No, dottor Ma, io sto bene solo quando vi vedo, quando sento la vostra voce. Ma è proprio questo il problema, ma invece di ascoltare la mia voce, perché non ascoltate la voce della vostra coscienza di moglie? Alludete a mio marito. E a chi se no? E chi le sta sempre all'osteria? Ma dove dovrebbe stare un povero diavolo che ha una moglie che passa tutto il suo tempo in chiesa? Ah, Madonna Lucia, andate a casa, preparategli un piatto caldo e soprattutto cercate di stare un po' con lui. E va bene, vado immediatamente. Bravo, a casa, no? No. In chiesa? E è all'osteria, no? È l'unico modo che conosce per fare pace. Andate in pace. Ma dopo mi confessate lo stesso. Va bene, donna Lucia, andate, andate. Ah, mio signore, donami tanta pazienza. Buongiorno, don Tomma. Ah, buongiorno, don Pino. Allora, che cosa avete pensato di fare con il monastero? L'accettate o no la mia proposta? Dunque, io ve l'ho detto già mille volte, sia voi che quelli di lassù, i piemontesi, vi siete già presi tutto. Eh già, perché le masserie, i terreni, i casali, persino una chiesa sconsacrata. Il monastero no. Già ve l'ho detto, il monastero non si tocca. O monastero, non è ust. Oh Gesù, Gesù, e di chi è? Ah, certamente non è il mio. Ma come si dice, è degli orfanelli. E se io vi offrissi altri 1000 ducati? 1000 ducati. Ebbene, 1000 ducati è una proposta che io potrei eventualmente anche accettare, sempre che non avessi una coscienza, ma dato che io questa coscienza ce l'ho, la mia risposta è no. È la vostra ultima parola? La mia ultima parola. La sua ultima parola. Eh già, dimenticato. Perché qui le decisioni le prendete in due. E ove? Buio. Eis. Non è così, don Pe, le decisioni li prende lui, soltanto lui. Ne prendo atto. E fate bene. Statava pure, don Tomà. Andate in pace, don Pe. Sì, non hai sentito niente, perché non ce l'ha? Vai, tanto non c'è niente. Vai, vai, don Tomà, don Tomà. Ma c'è Nicolino, non è in giro. Nicolino, dai, ma insomma, ma la vogliamo smettere? Non ho studiato niente. È arrivata l'ora, non domani. L'ora di che? Di Luca Techini. Ah, già, sì, benissimo, forza. Avanti. Facciamo una cosa veloce perché oggi ho tante cose da fare, eh? Approfittiamo della presenza di Nicolino. Dunque, allora, Nicolino, guardala bene, eh? Sì. Che cosa c'è qui dentro? Boh. Ma sai che cos'è questa? No. E tu? Che cosa c'è qui dentro? Io lo faccio a memoria, don Tommà. Lì dentro ci sono 3 santini e un segnalibro, no? Questa è la Bibbia e qui dentro c'è la parola di Dio. Scusasse, padre, è che ultimamente ci ha già avuto dei voti di memoria. Ah, sì? E da quando? È puro forte. Da quando? Da quando che? E nemmeno a questo punto siamo, ma ti ricordi almeno in che anno stiamo? Certo che sì, nell'anno 1860 più 2. E meno male che almeno questo te lo ricordi. Allora, Nicoli, senti, mi sai dire in quanti giorni Dio ha creato il mondo? Boh. E tu? In 5 giorni più 1. 5 giorni più 1 e perché più? Perché allo 6° giorno ha sfaticato molto per fabbricare la donna
non ci ha capisciuto niente manco lui. È il settimo giorno, nostro signore che ha fatto? Per caso è ido a messa. Sì, e con tutta la sacra famiglia. Nicolino, smettila, eh. Io capisco che naturalmente Vincenzo non dà delle risposte proprio adeguate, Però tu non lo devi prendere in giro, Per questo tu dirai tre Ave Marie e un Padre Nostro. Perché ridi, Vincenzo? Allora? Pensavo, ma come farà Nicolino a dire tre Ave Marie? Ma se ne conosce una sola! A proposito di Ave Maria, io devo andare da nonno Alfonsino, quello sta più di là che di qua. Senti, fai una cosa, Vincenzo, riportami la Bibbia in sacrestia e comincia a fare i preparativi per la processione. Tu, Nicolino, non ti muovere da qua che io subito vengo, Ma tu vai, che disgrazia! Don Immacola, ma che è successo? La mia nonna, aiutateci voi, che disgrazia! Ma cosa è successo? Quello che temevo è accaduto. Ma cosa è accaduto, Don Immacolà? Guardate là, guardate! Palmini, fammi vedere. Niente, padre, è solo un graffio, non è niente di grave. Allora, niente. E figuriamoci se gli succedeva qualcosa. Che cosa gli avrebbero fatto? Che disgrazia per la mia bambina! Don Immacolà, calmatevi. Voglio sapere soltanto chi l'ha ferita così. È stato Luigi, oh, padre. Dio. L'ha ferita col coltello. E ora dove è andato? Ha detto che andava a costituirsi da gendarme. No, no, no. Questo no, è in prigione. Nicoli, forza, fermalo, riportamelo subito qui. Sì, padre. Palmine, tu gli vuoi bene a questo ragazzo, non è vero? No, solo che non voglio che vada in prigione. Palmine, tu prima eri pazzamente innamorata di questo giovane. Ma adesso così improvvisamente non gli vuoi bene, non lo vuoi più sposare, ma si può sapere che è stato? Lo sa solo Dio, padre. Da che è morto mio marito, non ne vuole più sapere di quel giovane. C'entra davvero la morte di tuo padre in tutta questa storia? Ho capito, scusate, Don Immacolà, Palmine, vieni qua. Senti, io voglio sapere la verità, tutta la verità. Avanti. Il fatto è che io non ho una dote. E sposarmi senza una dote proprio non me la sento. Tutto qui, padre. E se avessi una dote lo sposeresti? Metteresti al mondo dei figli, li faresti crescere in grazia di Dio? Sì. Divideresti con loro i piaceri e i dispiaceri della vita? Sì, padre. E allora perché tutto questo orgoglio? Ma non è orgoglio. Voi lo conoscete che brutto carattere che ha Luigi. Quando perde la testa diventa violento, offensivo. Se dovessi sposarlo senza una dote, un giorno sarebbe capace di rinfacciarmelo. Eccolo, padre! L'ha già trovato! Buongiorno. Sono venuto a vedere come sta papà. Palminelli. Bravo. Tu sei venuto a vedere come sta Palminella, Prima la colpisci. No, ma non l'ho dato a te, l'ho dato al diavolo, E poi ti preoccupi della sua salute. Ma è stato solo un... Un idiota di prima categoria. Giusto. Ma ora sono venuto per chiederle Perdono. Senti, dimmi una cosa, Luigi. Tu la vorresti veramente sposare a questa ragazza? E allora, se la vuoi veramente sposare, non devi far altro che chiedere la mano al suo padre. E dove? Al cimitero? Ma che dite, Don Tommaso? Voi lo sapete che mio marito è morto. Ma io non parlo del vostro povero marito, Don Immacolà. Io parlo del suo nuovo padre. E chi è? Se me lo consentite, se me lo permettete. Son Ghia, Palminè. E te pareva? Io in questa casa sono sempre l'ultima a sapere le cose. Da oggi, Palminella sarà presa sotto la mia tutela. Avrà il suo bravo corredo e anche una dote di 30 ducati. Vai, non contate su di me! Don Tommaso, ma siete un santo! Grazie, padre, ma io non posso accettare. Ma questo non dice mai di sì! Grazie, padre, ma a quei soldi non ci servono. Io voglio solo il suo corredo. Meno male, almeno per questa volta abbiamo risparmiato. Dunque, per quanto mi riguarda, Palminella avrà il suo bravo corredo e la dote di 30 ducati che le ho promesso. Poi, se questi soldi tu non li vuoi, potrei benissimo darli a qualche povera figliola che avrà più bisogno di lei. Va bene. Ma tu, Palminella, tu che da oggi avrai perdonato questo giovane che ha saputo riscattarsi con il suo amore, non dovrai avere più dubbi o esitazioni. E questo per tre buonissimi motivi. Primo, Nicolì. Perché la scusa della dote non ci sta più. Secondo. Perché se non lo sposi tu, lo sbatte in galera. Bravo. Terzo. Perché se non lo sposi tu, lo sposa qualche altra tontoluna meno di te. Nicolì, terzo. Perché quando ci si ama, ci si sposa! E allora, festeggiamo allora, forza, su, tutti quanti, via! Uè, sposa, addovanne, chi lì là, casa e atra, fino a me terminata! Uè, paesa, addovanne, venite qua,
che teatro non è ancora fornuto. Tira e molla, molla e tira, gira lo tempo, gira la vita, girati indietro, è già bella e finita. E tira e molla, molla e tira, gira lo tempo, gira la vita, girati indietro, e così se ne va. Uè, paesa, toccorono i killi là, sono tanti burattini impazziti. Uè, paesa, l'uvero teatro e killulà, dove ognuno rappresenta la vita. Guerra e pace, pace, guerra, gira la testa, gira la terra, gira la ruota di quest'umanità. E tira e molla, molla e tira, gira la morte, gira la vita, gira la storia. Ma tu puoi far miracoli, ma tu puoi far miracoli. Non è un mistero che la bacchetta magica, che la bacchetta magica esiste davvero. Tu puoi far lo scambetto al destino, di cavare dall'acqua il vino. Tu puoi spostare i monti, vedere a fare i monti è in salita, fai leggere la vita. Tu puoi scambiare la sorte, scherzi da preti, fare alla morte tu puoi volare. Sia noi e noi curiamo l'umanità, medici per voi, per risanare le infermità, uomini di scienza e di sapienza superior, uomini che scrutano ogni fisico dolore. Scopre sempre il male dei pazienti, specie quando morti sono già. È famoso in questo mondo, è famoso ancor di più nell'aldilà. Questa triste umanità, senza me come farà? Senza un gran dottore alla guarigione, dimmi chi vi condurrà. Questa triste umanità, senza noi come farà? Senza un gran dottore all'estrema unzione, dritta dritta finirò. Uomini di Dio presi così dall'aldilà, uomini di Dio voi trascurate l'aldiquà. Preti che da noi vivono ma non sono qua, preti che confondono l'utopia con la realtà. Qui dei miei pazienti mai nessuno è ritornato indietro a reclamar. Grazie, stanno tutti al campo santo perché tu li hai già spediti là. Questa triste umanità senza noi come farà? Con il Paternostro e con l'Ave Maria certo non si guarirà.
questa triste umanità. Senza noi come farà? Senza un gran dottore su dal creatore, dici chi ti spedirà? Caro dottore, mi dispiace, ma non mi avete affatto convinto. E poi, tra poco inizia la processione del Santissimo Sacramento e voi non siete ancora pronto, Salute a voi, don Tommaso. A me, alla vostra anima, caro dottore. Ma ditemi, ma come stanno le nostre care sette orfanelle? Ma benino, direi, solo qualche raffreddore, ma cose passeggere. Sor Crocifissa mi ha detto che passate ogni settimana per venire a visitarle e che addirittura non vi fate nemmeno pagare. E a che servirebbe? Le suore non hanno un soldo, voi neanche mezzo, e quelle povere figliole che avete preso dalla strada sono ricche solo della loro fame arretrata. Eh già, e voi? Io, ringraziando Dio, qualche soldo in tasca ce l'avrei. Fortunatamente c'è ancora qualche paziente che le visite le paga. No, dico, e voi? E io che? Ma voi, scusate, le visite non le pagate? Oh Gesù, da quando in qua è il medico che paga le visite invece che il paziente? E allora siate paziente e pagate la visita voi, no? Ma quale visita? Ma la visita che ci avete fatto, naturalmente, oppure fate un'offerta vantaggiosa per quelle povere sette figliole che sono ricche soltanto della loro fame arretrata. Ma certo, certo, qui da voi non si lavora per guadagnare, qui si lavora per pagare. E Gesù, e non siete contenti, ma non lo sapete che la generosità che fa un po' male alla tasca fa invece benissimo alla salute dell'anima? E i preti le inventano proprio tutte. Ora c'è pure la tassa sulla salute. Grazie. Grazie, dottore. Veniteci a trovare più spesso perché le vostre visite ci sono particolarmente care. Ah, care sarebbero a voi e non a me che invece di incassare pago. Mi dia retta, dottore, mai nessun prezzo è troppo alto quando si tratta di salvare un'anima. Specialmente un'anima liberal massonica come la vostra. Sì, scherzate voi, scherzate pure. Ma avete visto che cosa ha fatto in quei 4 mesi del 60 quel tale liberal massone di nome Garibaldi? Con soli 1000 uomini ha liberato l'Italia dai Borboni. Ma non dai preti. Se c'è qualcuno ancora di voi in circolazione, una ragione ci deve essere. E difatti, che gusto ci sarebbe a peccare se non ci fosse rimasto neanche un prete a cui fare dispetto? E poi dimenticate che molti di voi sono già passati da tanto tempo dalla nostra parte. O per voi certi confratelli non contano affatto. Vi sbagliate, dottore. Perché per me quei confratelli contano e moltissimo, e non perché sono passati dall'altra parte, cioè da Garibaldi, ma perché sono miei fratelli in Cristo. Vedete, dottore, io non giudico la gente a secondo la loro fede politica, poco importa, sono a centro, a sinistra, a destra, io dico soltanto che a volte la loro intolleranza e passione politica ti fa sviare da un sereno giudizio politico, e ciò non è ammissibile in un momento come questo in cui le guerre stanno insanguinando il mondo. Indispensabile necessità, purtroppo. Però ora finalmente il popolo italiano è libero e unito, e anche voi preti dovrete riconoscere che non esistono più privilegi e che tutti gli uomini sono uguali. Eh no, caro dottore, perché purtroppo nemmeno adesso, e forse mai, gli uomini saranno uguali. Ma io forse vi sto rubando del tempo prezioso. Venitemi a trovare in chiesa e ricordatevi che anche un buon liberale può essere un buon cristiano. Ci penserò sopra, don Tommaso. Ma voi non abbiate paura a schierarvi dalla nostra parte, perché anche un sant'uomo come voi può essere un buon italiano. Ma che fate, don Tommaso? Non rispondete. Non volete avere sempre voi l'ultima parola? No, questa volta la lascio volentieri a voi. Guardate, non è facile trovarsi di fronte degli avversari nobili come voi. Avversari, sì. Ma sappiate che se in un futuro dovessimo trovarci su campi avversi, il mio rispetto e la mia ammirazione per voi non vi mancheranno mai. Ora capisco perché la gente di Pagani vi consideri il miglior predicatore del paese. E anche un santo. Queste cose le sento dire spesso anch'io. Ma mi dia retta, dottor. Non gli fate affidamento, perché sapete chi me le dice? Me le dice il diavolo. Arrivederci, dottore. Arrivederci, don Tommaso. Ricordatemi nelle vostre preghiere. Non dubitate, dottor, perché io già lo faccio. Oh, mio Signore, è vero, ritornando a noi su quel concetto di prima, chi è educato è santo, ma soprattutto l'educatore deve sapere amare. Deus meus et omnia, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Don Tommaso, Don Tommaso, guardate chi c'è! Venite, venite! Chi è?
Qui. Ditemi. Una cosa molto importante. Sì. Io e papà, io e Palminella, vogliamo una bambina. E ho deciso. Abbiamo deciso, e poi non sarà un bambino, ma sarà un bambino. Sì, padre, vogliamo sposarci, vogliamo dei figli e vogliamo che venga battezzato da voi. No, battezzato no. Battezzata sì. Sarà femmina. Sarà maschio, e solo perché tu vuoi la femmina. Sarà femmina per fare rispetto a te e a tua madre, che o maschio. Ma non sia mai, quelle le femmine sono sempre dalle quale ai padri. Voi ve li immaginate due in famiglia con un carattere del genere? Io piuttosto mi faccio monaca di clausura. Ma magari ci provo, io mi faccio frate con i piedi. Con i piedi con i piedi scalzi. Ah sì? E allora che ti possa prendere a morsi la tarantola ai piedi. E a te o scorpione. E che tu possa morderti da solo quella linguaccia maledetta. E perché? E perché così creperai avvelenato da te stesso. Oh, ma insomma, ma la volete finire? Ma state sempre a litigare tutte e due, eh? Un giorno o l'altro lo lascio e me ne vado. Sì, io me ne vado in America. Uno se ne va qua, chi tanto se ne va là. E questo figlio che non è ancora nato è già rimasto orfano. Ha ragione Nicolino. Che volete fare? Volete mettere al mondo un altro trovatello pure voi? Hai ragione, Don Nicolino. Papà, essere figlio, i genitori ignoti non è niente. Ma essere figlio di due capotosto come a questo? Papà! Vada come paghi! Nicolino si è espresso in maniera un po' colorita, ma mica è andato lontano dalla realtà. Ma scusate, se casomai nostro signore vi dovesse dare la gioia di avere un figlio, voi vi mettete a litigare se è maschio o se è femmina? Luigi... Se casomai dovesse nascere questa creatura di Dio, non è il caso che la facciate crescere in grazia di Dio? Dargli un po' di tranquillità. Hai sentito quello che ha detto il re? Un re francischiello. Il reverendo. Ho sentito, il reverendo ha detto che maschio o femmina che sia, questo bambino sarà più intelligente di te. Sai che sforzo? Mi dispiace, ma non raccolgo. Io mantengo la calma. Fai bene Luigi, perché la calma è una grande virtù e questa è una cosa che ve la dovreste ricordare soprattutto tutte e due. Ma adesso andate, che tra poco inizia la processione del Santissimo Sacramento. Forse andiamo a preparare. Arrivederci papà. Senti, fai una cosa. Seguili, se casomai dovesse succedere qualcosa mi vieni a chiamare, capito? Vai Nicolino, sì, vai. Padre. Chi educato è santo, ma l'educatore deve sapere amare. È vero. Deus meus et omnia, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre, siamo le vostre povere figlie della carità del preziosissimo sangue. Buongiorno a voi, Sor Perseverante, e a voi, Sor Crocifissa. Il dottore mi ha detto che le nostre care sette orfanelle stanno benissimo, e le loro maestre come stanno? Noi benissimo, padre. Sempre col sorriso sulle labbra voi, ma non vi capita mai di esservi pentite per aver accettato un compito così arduo? Tutt'altro, padre. Noi ringraziamo Dio per averci scelto. Certo, nei mesi passati, quando studiavamo e ci esercitavamo al nostro ruolo, non è che le fatiche ci siano mancate. Ma ora il premio è talmente bello che tutti i sacrifici passati si sono ormai dileguati. E noi ormai ci sentiamo del tutto appagate. Lo so che vi ho affidato una missione importante, perché è speciale il compito che vi aspetta. Guardate, non sarà facile essere madri, amiche, guide spirituali per quelle povere sette figliole che la provvidenza vi ha affidato. Io vi sono debitore e non saprò mai come ringraziarvi per tutto quello che fate loro. Ogni giorno, ogni momento è per noi una grande ricompensa e consolazione. Se vedesse il loro sorriso e la loro gratitudine. Non dimenticherò mai i loro occhi quando per la prima volta li accompagnammo a Palazzo Pignataro, la nostra prima casa, quelle stanze così bianche, luminose, quel giardino così verde, le scale così pulite. Per loro era come entrare in una reggia. I loro occhi, da sempre tristi e spenti, si riempirono d'improvviso di meraviglia e di gioia. E fu proprio in quel momento che ci rendemmo conto che la nostra vita aveva raggiunto un senso pieno e profondo. E fu in quel momento che avemmo coscienza. Spendere la vita per quelle povere orfanelle non era soltanto un piccolo dono che noi facevamo loro, ma soprattutto un dono immenso che Dio faceva a noi. Lo so, l'amore chiama sempre altro amore.
E adesso che abbiamo ottenuto il monastero a fianco alla chiesa di San Francesco di Paola, potremmo ricevere tanti, tanti, tanti altri fanciulli. E se Dio sarà con noi in questa impresa, chi altri potrà essere contro di noi? Mio Signore, ma davvero tutto ciò si avvererà? Sì, Padre, tutto ciò si avvererà. E in quel giorno, su questa terra, ci sarà un San Tommaso in più. Ma quanto fiele dovrai ancora avere, Tommaso? Anche per te il Calvario verrà. Scusatemi, donna Maddalena, ero in meditazione. Grazie. In che cosa posso esservi utile? Vi devo parlare. A quest'ora? Non potevo più aspettare. Ma la chiesa è chiusa. So cose delicate che posso rivelarvi solo nel segreto della confessione. Ho capito. Aspettatemi qui. Inginocchiatevi e fatevi il segno della croce. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ditemi, figliola, che cosa vi tormenta? Si tratta di un uomo che io amo profondamente. E siete venuta a confessarvi per questo? Un amore lecito è benedetto da Dio. Già, un amore lecito, ma non è il mio. Volete dire che forse vi siete innamorata di un uomo sposato? No, padre. Di un malfattore, di un senza Dio? No, padre, tutt'altro. È un uomo meraviglioso, estimatissimo da tutti. È un uomo importante e di grande ascendente, e non solo qui a Pagani. Volete dire che forse appartiene a un rango molto elevato ed è per questo che non vi sposerà mai? È di rango così elevato che non mi degna nemmeno di uno sguardo. Eppure io ho provato in mille occasioni a farmi notare e ad attirare la sua attenzione. Ma avete provato a rivelargli i vostri sentimenti? No. Gesù, e a chi aspettato? È molto imbarazzante per me e non so nemmeno da che parte cominciare. Perché non mi insegnate voi come si fa a conquistare il cuore di un uomo? Gesù, Gesù, e lo venite a chiedere a un prete? E perché no? In fondo, chi meglio di un prete conosce l'animo umano? Ditemi, don Tommaso, posso dire a quell'uomo, io ti amo. Se lo amate veramente, sì. Don Tommaso, io vi amo. Donna Maddalena, donna Maddalena, mi dispiace, ma questa è una pazzia. È facile, sta pazzia. No. Offendere così la donna più desiderabile. Ha preso il vostro orgoglio e se l'è messo sotto i piedi. Avete sentito tutto, vero, don Pepe? E come no? Tutto. Dalla A alla Z. Ma io so come trattare con queste persone. Conosco un sistema, come dire, donna Maddalena, speciale, per punire amaramente chi ha offeso i vostri sentimenti. Che cosa intendete dire, don Pepe? Venite, venite, che ve lo dico io quello che dovete fare. Venite. E allora? Venite, sì o no? Quel
Quel fetente di Don Pepe, da quando si è venduto ai piemontesi per vendere le sue proprietà terriere, non ha fatto altro che tradire i suoi compaesani. E mo farà le scarpe pure a Don Tommaso. Chissà come andrà a finire. Don Tommaso che disgrazia la giorno che sono di lira, Don Tommaso è una figliola dindo scura, ma qualcuno va la vista a nascere fare domura. Non era, non ha fatto proprio niente, non c'è vera, si bugiarda, si fatente, Don Tommaso non mi chiese il messando veramente. L'hanno visto, la voleva a mesa via, senza croce, senza niente, tornava in da sacrestia, e anguaiata una figliola, che era bella con lo sole. Che decide, si che solo accende un fa, ma perché non ha fornito, si che gente senza cuore, il son che viene un des, che hanno fatto un falità. Perché? Che vengono a fare? Mi stanno cercando, i gendarmi arrivano. Ma no, ma anche se venissero a prendermi con la forza, io non scapperei lo stesso. E poi perché? Don Tommaso, scappiamo, stanno arrivando i gendarmi. Eccoli, io mi nascondo, ma non vi abbandonerò. Siete voi, Don Tommaso Maria Fusco? Lei fu Antonio Fusco Stella Giordano, nato in Pagani il 1 dicembre 1831 ed ivi residente con la professione di prete nel santuario della Madonna del Carmine. Don Tommaso, sono io. In che cosa posso esservi utile? Trattasi di cose delicate, molto delicate. Parlate pure liberamente.
Si tratta di una voce per la cui voi vi foste macchiato di una colpa. Di una colpa? Gesù, e che colpa? Sono cose espressamente delicate, ed io... Ma guardate, parlate pure liberamente, che io non ho niente da nascondere, eh? Voci malinghevoli vi accusano che voi avreste abusato di una donna di pagare. Santo Dio, ma com'è possibile? Voi mi perdonate, eccellenza, ma il regolamento mi ingiunge e mi imputa di approfondire le indagini per gli accertamenti di legge. A tale riferimento mi permettesse di ingiungervi a presentarsi entro 2 ore presso l'odierna gendarmeria del regno. Andate dal vostro superiore e riferitegli che Don Tommaso Maria Fusco non ha commesso nulla di cui doversi discolpare né di fronte agli uomini né di fronte a Dio. Se mi volete, io sono qui. Riferirò quanto sopra, eccellenza. E scusasse ancora per il disturbo. È stato solo per dovere e per regolamento. Nessun disturbo, figliolo. Andate in pace. Riferisco. Nicolì, Nicolì, vieni. Quel signore, come visto, cercava soltanto me. Don Tommà, ho sentito tutto. E so che ha messo in giro questa voce. Se mi capitano tra i piedi quei detentoni che vi accusano... Nicolino! Don Tommà, come ha detto Gesù, le cose bisogna chiamarle con il loro stesso nome. Quelli detentoni sono e detentoni restano. Ma voi reagirete, è vero? No, no, Nicolì, io farò come Gesù, che se anche avesse voluto, avrebbe potuto smentire tutti coloro che lo accusarono. E invece non lo fece. E io farò esattamente come lui. Abbraccerò volentieri la mia croce. Padre, io questa notte pregherò Dio perché tutto sia possibile a lui. Papà, padre, ma che è successo? Abbiamo sentito che vi accusano. Non vi preoccupate, figlioli, non è successo niente, tutto si risolverà. Scusasse, padre. Questa gendarmeria, per ragioni di ordine pubblico, revoca con effetto immediato il precedente permesso di effettuazione dell'odierna processione. Diffida altresì chiunque dal partecipare alla suddetta celebrazione, pena l'immediato arresto di tutti i partecipanti. Ossequio a Sua Eccellenza. Firmato e sottoscritto dal capitano della locale gendarmeria del regno. Ma com'è possibile? Questa processione è stata celebrata perfino al tempo dei garibaldini, e ora? E di che ti meravigli? Non lo sai che i veri nemici di Don Tommaso non sono i garibaldini, ma è Giuda di casa nostra. Ma non si preoccupi, padre. Il popolo di Pagani è con voi. Appena avranno notizia, si riversterà per le strade. La processione si farà. Altro che se si farà. Questo è poco ma sicuro. La processione si farà. No, figliolo. Se nostro Signore ha deciso così, non possiamo far altro che rimetterci alla sua volontà. E voi che farete, padre? Io? Ma io non mi preoccupo affatto, Nicolì. La processione la farò lo stesso. Ma come? Da solo? No, non da solo, ma col Santissimo Sacramento. Dov'è Don Tommaso? È andato a prepararsi per la processione. Bisogna fermarlo. Ma come? Abbiamo sentito l'ordinanza che vieta la processione di oggi, e quelli non scherzano. Beh, dite bene voi che lo dobbiamo fermare. Ma come? Mettendogli le mani addosso a quel santuomo. E poi quando Don Tommaso si mette una cosa in testa non gliela leva neppure il diavolo in persona. Ma loro lo arresteranno. Sei sicuro che lo arresteranno? Ma noi che possiamo farci? Ma come che possiamo farci? Mica possiamo abbandonarlo proprio nel momento del bisogno. Nessuno ha il coraggio di rispondere. Ho capito. Ho capito perfettamente. Voi siete amici di Don Tommaso solo quando conviene a voi. Se lo volete sapere, se Don Tommaso farà la processione, verrà ammazzato da Don Pepe. Quanto a me, preferisco rischiare con lui che rimanere libero con voi. Aspetta, Nicolino, veniamo anche noi. Sì, andiamo. Ha ragione, Nicolino. Io non posso abbandonare un uomo come lui nel momento del bisogno. Lo aspetto sul sagrato della chiesa. Ma da chi? Tu, alla processione. No, io vado direttamente in prigione. Così quando arrivo Don Tommaso sarò la prima a farmi confessare. Ci sono riusciti! Ma tu non malmetti più, ma questo è un miracolo! Che è la papà, è passato un miracolo! Papà,
ammazzato. No, scherziamo, che se quelli hanno sparato in aria solo per intimidirci, la prossima volta... Mio fratello dov'è? Sta preparando la processione. E già sta per uscire dalla sagrestia. Bisogna fermarlo. Come? E suonando la campana a mamma. A mamma, a mamma, a mamma. Giusto, a martello. Se suoniamo le campane a martello prima che Don Tommaso esca... Penso che ora arriverà il capitano dei gendarmi. Oh, no. E allora attiriamo la sua attenzione su di noi in modo che Don Tommaso... Chi ha dato l'allarme? Chi ha suonato le campane a martello? Sono stato io! E perché l'hai fatto? Ha chiesto un miracolo a lui! Davvero? C'è ancora gente che crede alla favola dei miracoli. Uno ci sarebbe. Costui avrebbe visto fare qualche miracolo con gli occhi suoi. Altro che... Dicono che a farli sia lui stesso. Sì. Ma se la persona che intendi tu è quella che penso io, altro che un miracolo dovrebbe fare per riuscire a venire fin qui. Ma che sta dicendo? Sì. Sta arrivando. Arriva Don Pepe! Allo! Avete visto il vostro Don Tommaso? Dicitemi una cosa, donna Maddalena. Ma quello che si dice in giro di voi, Don Tommaso e voi, è bucevo. È bucevo, verità. È verità. Siete innocenti.
fatto accusare ingiustamente. Altri mi hanno costretta a farlo. Riuscirete mai a perdonarmi? Alzati, figliola. Dio ti ha perdonato. E con lui ti perdono anch'io. Da un male può nascere sempre un bene. Palbinè, ecco i soldi per il corredo. Oh, grazie. E forse prepariamoci per la processione. Su. Sale intorno a noi e respiriamo questa voglia di sentirci ancora e noi. Ma cos'è quest'aria fresca che curiosisce pure te? Amico mio di strada, non credi niente, ora canti insieme a me. Poveri questi ricchi che non parlano d'amore e dei loro sentimenti sono mai.
superbi di danaro e avidità, e non fanno bene a niente, sono senza umanità. Mare fresca sotto vento sale intorno a noi e respiriamo quella voglia di sentirci ancora eroi. Ma cos'è quest'aria fresca che incuriosisce pure te, amico mio di strada che non credi a niente, ora canti insieme a me. Poveracci questi ricchi che non parlano d'amore e dei loro sentimenti sono ormai nulla tenenti, sono ricchi di superbia, di danare abilità e non fanno bene a niente, sono senza umanità. Poveracci questi ricchi che non sanno cosa fare, che confondono l'aurora con la luce di un lampione. Poveracci questi ricchi che non hanno identità e non fanno bene a niente, sono senza umanità. Superbia di danaro e abilità e non fanno bene.